Ehi tu, hai qualcosa da dirmi? Continuo a sentire storie di mutanti spaventosi che attaccano l'isola Puffa, vicino a casa tua. Più spaventosi di noi. Che siano quelli... Nessuno invade il nostro territorio e la passa liscia. Il mio territorio, tu sei solo una maschera volante. Credo sia il fantasma difendi l'isola Wumpa, ma va? Quello che gli abbia tirato un calcio in mezzo alle balle nel filmato iniziale del gioco. Forse ce l'ha ancora con noi per quella storia. Crash, dobbiamo tornare subito a casa. Muoviamoci, piccoletto. Ma va? Dove sto andando secondo te? Eccoci qua. Frutto dorato preso, a sto giro. Senza neanche fare troppi giri strani con quello telecinetico. Spero sinceramente di non dover più rifare backtracking per questa zona perché è veramente orribile. Sto gioco è 50% gioco e 50% backtracking per le aree vecchie. Ok, qualcuno c'è entrato in casa? No, è quello che spara, pensavo fosse il fantasma io. Vabbè, le iene. In realtà, e anche i ricetti. Problemi in vista. Aspetta, io devo scendere intanto. Credo che sacrificherò quello tondo, visto che questo... Bene o male riusciamo a muoverci più velocemente. L'unico modo per spaventare questi perfidi mutanti è eliminare il loro capo. E me lo fai vedere sul ponte perché? Ti sta bene, cretino. Ecco fatto. Ta-da! Mentre tieni un nemico sotto controllo con un attacco a lungo gittato, tieni premuto il tasto R1 per usare la mira di precisione. Ok. Però ho visto che se tengo premuto quadrato spara più... Oh, consume proiettili. Ok, con triangolo mena. Anche se... Ah, ok, era già morto, perfetto. Alla faccia della lunga gittata. Cazzo, è più utile della sua versione originale, lui. No, e che palle. Ecco qua, cretino di merda. No, lui è utilissimo. Devo andare di qua? Credo di sì, ha puntato qua prima. Aia, bastardo. Ah, però se, diciamo, non è a vita piena, tenere premuto quadrato non lo fa. Va bene, va bene. La vera domanda adesso è dove dobbiamo andare di concreto? Cioè, io sto andando di qua perché la telecamera ha puntato verso il ponte, però adesso non sono neanche troppo sicuro che questa sia la direzione giusta. Ok, se è partita una cutscene vuol dire di sì. Perfetto. Dobbiamo andare da questa parte. Perfetto. Quindi se non avessimo avuto quello di ghiaccio adesso, come facevamo? Ah, fantastico, le casse. T'hanno salvato le casse! T'hanno salvato le casse, pezzo di merda! Ah, giusto, aspetta. Bastardo? Ecco qua, perfetto. Dobbiamo un attimo capire una cosa. Ok, ma io posso rifarlo? No, finché non si ricarica. Ok, se teniamo premuto il quadrato, dobbiamo anche tenere conto che non potremo riutilizzarlo finché la barra non è piena. Va bene. Facciamo così, lasciamo giù lui. Scendiamo di sotto e vediamo che cosa c'è. Sto risalendo il fiume praticamente, da sottoterra addirittura. Ed eccoci qua. Ogni tanto dobbiamo ricordarci che dobbiamo potenziare anche singolarmente Crash, perché
Va bene potenziare i... i mutanti, però dobbiamo tenere conto anche di lui. E spesso la cosa è più facile. Ok, no, non staccano. Forse l'avevo già fatto sto test, tra l'altro. Perfetto, io intanto proseguo da questa parte. No, dove vai? No, pazzo! Che fai? Smetti di fare cose da solo! Ah! Siamo circondati! Volete fare a botte, pezzi di merda? Ci penso io, sto coglioncello! Vieni a me, stronzo! Ti faccio il culo, coglione! Vieni qua! Ah no, e che cazzo! Vieni qua! E dai, fammelo usare! Ecco fatto! Ti sta bene! Niente! Il colpo che fanno loro è sempre... intoccabile! Lo faccio io! Ma pezzo di merda! Va bene, va bene. Come al solito. Tu puoi fare queste cose, io se ci provo. Col cavolo se funziona, vero? Un gioco del culo, l'ho detto. Ne è apparso un altro? Guarda qui chi è il vincitore. Chissà cosa succedeva se usavo l'altro, cioè se mi appariva... Grazie, chiave dell'eroe ottenuta. Sarà la chiave per l'enorme lucchetto trovato nel deserto. È tempo di tornare al cancello, Crash. No, dai! Per favore. Meno male che lo sta facendo in automatico. Meno male! Grazie! Grazie, non avevo per nulla voglia di rifarmi tutto il percorso. Posso prendere almeno ste sfere prima? Tu ti arrampichi? Perché nessuno si arrampica? Vabbè, proseguiamo. Facciamo il salvataggio giusto per sicurezza e vediamo dove finiamo. Ma vaffanculo! Da dietro! Che pezzo di merda! Sai che forse dovrei prenderlo? Sai che mi sa di sì. Eh sì. Dai via tu. Allora, aspetta. Ecco qua, allora. Purtroppo mi sa che la parte sopra al momento ce la siamo già giocata. Aspetta, dove vai? Che è da un sacco che non ne vedevamo uno. Che cavolo. Vabbè che non mi serviva il 2x, perché abbiamo... Ah, Dio mio. Ma perché fai schifo, Crash? Dio mio! Perché sto gioco fa schifo nei comandi? Stessi! Dio mio, stai fermo! Guardalo! Rimbalza contro il cazzo di soffitto e non riesce ad andare oltre. È un coglione! Oh, e che cazzone! No, e dai! Ma porca... Allora, facciamo una cosa. Per quanto mi dispiace già, ecco... Non sono neanche sicuro che mi serva, è quello il punto. Sì, mi serve perché c'è un frutto. C'è il frutto d'oro lì. Dio mio. L'ha mancato. L'ha mancato di nuovo. Perché lo manca? Perché sto gioco è programmato col culo? Oh, e che cazzo, 50 tentativi per ottenere un frutto. E possiamo proseguire finalmente. Vai via tu. Antipatico. E si va nelle fogne, vuoi vedere che troviamo il melmoso finalmente? Oh, un filmato. Salve, mie insignificanti creature. Ammirate la gloriosa storia dei dispositivi del male che modestamente io ho perché? Creato.
Col tempo i disgustosi eroi di questo mondo, mondo che io ho inventato, io, non Cortex, leggete la Bibbia, è mia. Leggete la Bibbia. Lasciano marcire questi meravigliosi giocattoli dove capita. Ma il dottor Cortex, che si vanta di aver inventato tante cose, quel bugiardo mi ha detto: presto, costruiscimi una testa spaziale e dispositivi NV. E così io ho inventato il riciclaggio. Cosa? Ricordate la frase brevettata da Embryo? Riutilizzare, riciclare, vendicarsi! Ho inventato io le molle giocattolo! Lasciatele stare, sono mie! Davanti a voi si estende un oceano di sogni infranti, miei sogni. Ma in questo oceano il dottor Cortex mi ha chiesto di arpionare la balena bianca del male. Il riciclaggio distruggerà il mondo e io, in quanto inventore, sarò nei crediti! Guardate, il gioco dei chiodini non l'ho inventato io. Non è cattivo. Che ci fa qui in mezzo a tutti gli altri? Proprio così, piccoli sciocchini. Con il riciclaggio malvagio ho tutto ciò che mi serve per costruire e distribuire gli NV. Ma guarda, ci deve essere una mia foto migliore. Ma no, ma povero. Entra nel mio programma di riciclaggio, Crash. Il programma di riciclaggio fatale. Niente male, molto maschio. Ho tanti dubbi, poche certezze su tutto ciò che ho appena visto. Vai, trova Crunch nella discarica. Ancora. Molto sull'enigmista quel televisore, un po' così, eh. Ok. C'è per caso un punto di salvaggio? Sento odore di Bandicoot. E io sento odore di pancake. Prendiamo la bambola. Non si ricicla. Missione opzionale parzialmente completata. 5 addirittura. Quanto ci siamo sprecati poco per questa missione, eh? Ma il televisore è là sopra. Posso... giusto per... sì, posso, ma non ci dà nulla. Allora, qua dobbiamo fare un attimo. Ecco appunto, attenzione. Bello l'aspirapolvere cattivo lanciamissili, eh. Ecco fatto, niente più aspirapolvere malvagio. Allora, facciamo un attimo di fretta. Ma... ok, non so se l'ho ucciso io. Ma... dov'è finita? Non so cosa stia succedendo. Ecco fatto, in ogni caso abbiamo vinto. Ma... porca miseria, stupida scimmia, mori. Maledizione. Tra l'altro la scimmia con in mano la chiave, neanche la chiave inglese, il pappagallo mi ricorda il gioco della gang del bosco dove sceglievamo le armi per i nostri animaletti. Aspetta. Cosa sei tu? Sei il nuovo melmoso? Che brutto. È un maiale melmoso, brutto. Che non prende i colpi perché è un pezzo di merda, quindi... vaffanculo, dai. Ma porca miseria. No, dai. Che schifo. Lo guida come un Gundam. Allora, fa le manate. Fa un clap. Diventa di nuovo melma e colpisce da sotto, perfetto. Questo tizio è un po' stupido. Sa fondersi con il terreno, così nessuno può toccarlo. Quando sei così schiacciato per terra, puoi spostarti sotto alcuni oggetti. Ma va. Chi l'avrebbe mai detto? Allora, per fortuna può arrampicarsi. Possiamo andare anche sugli oggetti mobili. Ok, va bene, va bene, va bene, non importa. Non importa, l'importante è che ce ne sia già un altro. Va a cagare però. Oh.
Vieni qua. Vabbè. Oggi va così, con sti stronzi. Eccolo qua, la vomitata schifosa. Vabbè, però dai, non è possibile che a qualsiasi colpo lui resista, dai. Non si stannava con niente. È un pezzo di merda. Allora, vediamo di qua. No, peccato. Eccoci qua. Allora, no, devi salire un po' più in alto, per favore. Va bene che sei grassottello, oddio. Però dobbiamo comunque avere un certo movimento, capiamoci. No, il fuoco. Mi spiace. Ecco fatto. E via. No, attaccati. Ok, vabbè, l'importante è che non c'era nulla di pericoloso sotto. Ok, questo si muove, questo vuol dire che per poterci muovere dobbiamo saltare. Allora, aspetta, vai, 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 perfetto. Bello, bello, bravo Crash. Oh no, vabbè, va bene, va bene, non abbiamo preso danno. Ed eccoci qua, bravo Crash. Il problema è che molte volte il doppio salto non serve a un cazzo di niente. Veramente. A volte il doppio salto di Crash non arriva veramente al minimo sindacale di dove deve arrivare. Io, come ho detto tra l'altro anche prima, ogni tanto dobbiamo ricordarci che anche lui deve prendere ste maledette sfere. Vabbè, 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 l'importante è che siamo arrivati in cima. Perfetto. Certo, quel 2x non ci serve a molto attualmente, però. Oh no! Aspetta. La madonna! Ne ho sentito uno. Sì, è là sotto, perfetto. Quindi possiamo ignorarlo. Kaboom! Ecco qua. Spero che la telecamera non si sia spenta da molto. Giusto per sicurezza nostra. Prendiamocene anche un altro. Vabbè, certo. Certo, quanti colpi. Finché lo cerco di fare io una roba del genere, però non funziona, vero? A cagare gioco. Comunque, dobbiamo scendere, bravissimo. Come faccio a passare di là? Non posso girarlo. Non posso andare oltre. Dove dobbiamo andare? In teoria di qua. Perfetto, aspetta che forse ci siamo. Ecco fatto, finalmente, aggiungo. Vabbè. Passiamo oltre, guarda. Ma levati tu. Vabbè, ma dai. Vabbè. Morti perché il gioco è un bastardo, come al solito. Ce la facciamo ad arrivare di qua? Sì. Anche, Dio mio, a prenderci le casse spinose. Non è possibile che io, se cerco di fare una cosa, non funziona. La fa il gioco, la fa come cacchio vuole lei. Che cavolo, ecco fatto. Madonna mia. Da, ho sentito anche uno scorreggiare. Dai, vai, vieni, vieni. Falli fuori, Crash. Grazie al culo.